Paolo Di Canio, ex calciatore e attuale commentatore sportivo, ha parlato in esclusiva a Panorama delle sue aspettative per il prossimo campionato di Serie A, affrontando diversi aspetti dello scenario attuale e analizzando nel dettaglio l'Inter di Simone Inzaghi, sollevando domande sulle prestazioni della squadra durante la stagione. Di Canio ha iniziato le sue considerazioni con una riflessione sulla possibilità che il campionato resti in vita fino a febbraio, manifestando un certo dubbio in merito. Secondo lui, sulla carta, quello che è successo l'anno scorso potrebbe ripetersi. Con questo si riferisce al dominio dell'Inter per gran parte della stagione precedente e al modo in cui la squadra è rimasta competitiva sia in campionato che in Champions League. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per tutte le novità sull'Inter. Il telecronista ha poi evidenziato i punti di forza dell'Inter, elogiando la struttura della squadra e la maturità di tecnico Simone Inzaghi. L'Inter è una squadra fatta, rinforzata e con un allenatore sicuramente maturo, con più esperienza, ha detto Di Canio, sottolineando che la gestione di Inzaghi nei primi due anni non è stata ideale, nonostante i trofei vinti. Adesso ritiene che Inzaghi abbia unito la concretezza a un calcio più propositivo, migliorando il rendimento di diversi giocatori e inserendo in rosa nomi importanti. Di Canio si è soffermato anche sugli acquisti dell'Inter, citando in particolare gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Inoltre ha sottolineato la crescita di Jan Bissek e l'importanza di avere sostituti di qualità per gestire il doppio impegno tra campionato e Champions League. Secondo lui l'Inter è più preparata ad affrontare le sfide della stagione, anche con l'addio di giocatori cruciali. L'ex giocatore ha sottolineato fame e voglia di ripetersi come l'incognite che l'Inter deve affrontare. Dopo la sconfitta nella finale di Champions League a Istanbul, ha notato che la squadra ha acquisito una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e molti giocatori hanno trovato motivazione nel rendersi conto di avere il potenziale per vincere il titolo iridato. Per molti c'è stato l'incoraggiamento di sapere di avere le carte in regola per raggiungere un obiettivo come lo scudetto della seconda stella, ha detto, riferendosi al possibile 20° titolo di Serie A del club. La sfida per Inter e Inzaghi, secondo Di Canio, è essere competitivi sia in Italia che in Europa contemporaneamente. Ha detto che anche Beppe Marotta, direttore sportivo dell'Inter, condivide questa visione. Marotta è riconosciuto come uno degli allenatori più esperti del calcio italiano e chiamato espressamente a questa nuova frontiera dell'eccellenza. Di Canio ha ricordato che l'anno scorso è mancata la continuità nei momenti importanti, come nel girone di Champions League e negli scontri contro l'Atletico Madrid. Paolo Di Canio ha concluso la sua analisi sottolineando che Inzaghi è cresciuto come allenatore e ora deve fare un passo in più per assumere un profilo pienamente internazionale. Questa evoluzione è vista come l'elemento mancante affinché l'Inter possa raggiungere il suo massimo potenziale. E tu, tifoso dell'Inter, cosa ne pensi delle parole di Paolo Di Canio? Siete d'accordo con la sua analisi sulla squadra e sull'allenatore? Lascialo nei commenti.